Buongiorno, siamo immersi nei colori dell'autunno incredibili della Val Brevenna. Ci salutano le campane di Senarega. Siamo già passati da queste parti quando abbiamo fatto la gita intorno a Tonno. Adesso siamo arrivati e poco prima, un attimo prima dell'inizio del borgo, troviamo sulla sinistra l'indicazione per la camminata che faremo oggi. Questo è l'anello che ci accingiamo a fare, altrimenti detto appunto anello di Senarega, perché partiremo da qua e torneremo qua. Vedete, questo è il profilo altimetrico e noi niente, adesso torniamo un pezzetto indietro da questa meravigliosa chiesa. Il borgo di Senarega è incredibile, è un borgo medievale stupendo e ci incamminiamo. Rispetto al cartello, noi percorreremo l'anello in senso inverso, quindi ci aspetta da subito una bella salitina verso Chiappa. Prima tappa, i trogoli du Carnavessu. Come spiegato dal cartello, erano degli antichi lavatoi che venivano utilizzati dalle donne del borgo di Chiappa. E vedete, sono conservati benissimo, c'è una bellissima foto delle donne tutte in fila per lavare i panni. Sotto di noi vediamo Senarega. La vista con questi colori è davvero incantevole. Ci siamo ricongiunti con la strada asfaltata e adesso stiamo arrivando a Chiappa. Questo nome, che suona effettivamente un po' strano per i non liguri, in realtà è molto comune in Liguria, perché il termine Chiappa indica le lastre di pietra, in questo caso le lastre con le quali si ricoprivano i tetti. Poco dopo essere entrati nel borgo, vi trovate in questo punto in cui, ve lo facciamo vedere bene, dovete salire su verso destra. Ecco qui il nostro segnavia. I segnavia della nostra gita sono tre: il pallino giallo, la croce gialla e questo cerchio giallo barrato. Ci sono ovviamente più vie all'interno del borgo per risalire e ricongiungersi al sentiero. Adesso vedete, noi abbiamo recuperato da quella dritta che abbiamo fatto salendo il sentiero con la croce gialla e recuperiamo questo segnavia qua. Sempre richiudere i cancelli, vero Cabruzzi? A questo punto continuiamo il sentiero segnato con la croce gialla e giriamo alla nostra destra. Subito dopo il cancelletto da chiudere sempre. Da ora in poi ci siamo lasciati alle spalle la salita e il sentiero prosegue a mezza costa, bellissimo, da fare assolutamente in autunno. Il sentiero con la croce gialla è segnalato benissimo, per cui non vi potete perdere. Una volta preso quello, andate dritti ed è magnifico, siete immersi nei colori della Val Brevenna. Allora, le scritte sono belle sbiadite, ma noi dalle mappe supponiamo che a questo punto, al primo bivio che incontrate sostanzialmente con questa rocciona qua, andiamo in alto verso sinistra e andiamo a vedere i casoni di Lomà. Vale la pena di fare questa deviazione perché veniamo catapultati in un mondo
senza tempo, davvero. Ed è anche la bellezza della Val Brevenna in generale, è piena di borghi e angoli rimasti proprio autentici, intatti. I casoni sono degli edifici rurali che erano legati al mondo dell'alpeggio. C'è un altro cartello qui che spiega, purtroppo molto rovinato dalle intemperie. È un posto magico, poi con questo tempo autunnale un po' malinconico ha veramente un impatto unico. Come usava una volta in montagna, la stalla era il piano terra e scaldava, emanava anche calore. Al primo piano c'erano le abitazioni e in cima vedete i tetti che sono ricoperti delle ciappe, che sono le lastre da cui prende il nome l'omonimo borgo. E noi adesso cercheremo un posto più riparato. Forse sì. Adesso ritorniamo alla svolta e non proseguiamo a sinistra, ma giriamo a destra e prendiamo il sentiero che scende alla nostra sinistra, che ci porterà a Piancassina. Quindi andiamo a chiudere il nostro anello. Salutiamo ancora i casoni di Lumà, bellissimi, e ricominciamo a scendere dalla stessa strada finché non incontriamo il nostro bivio. Quindi in fondo alla discesina dai casoni noi ritorniamo un attimo sui nostri passi, andiamo a prendere l'altro ramo di sentiero che ci porta a chiudere l'anello. Ecco, poche decine di metri scendendo trovate sulla sinistra non il primo piccolo piccolo ma il secondo sentiero che comincia a scendere. Allora, siamo arrivati al primo bivio in cui vedete dei segnali, il resto fino a qua è un sentiero sottile, molto chiaro da seguire, c'è solo un piccolo dubbio sopra, ma sono due scorciatoie, quindi non vi perdete, voi qualsiasi strada prendiate si rincontrano pochi metri dopo. A questo punto vedete che c'è una diramazione, questo sentiero qua che va sulla destra va a chiudere l'anello più in fretta, invece noi proseguiremo su questo sentiero di fronte a noi, quindi proseguiremo dritti per andare al borgo di Piancassina. Allora, visto il tempo molto molto incerto, noi non andiamo a Lavazzuoli, ma richiudiamo l'anello, adesso facciamo un pezzetto di strada asfaltata finché non riprendiamo un sentiero che va sotto la strada asfaltata e arriviamo a Senarega. Dopo aver passato Royale, tenete d'occhio la strada perché a un certo punto sulla sinistra troverete un sentiero. Noi adesso prenderemo questo sentiero, vedete?
che ci riporterà a Senarega, quindi noi potremmo anche proseguire idealmente sulla strada asfaltata, che comunque è bellissima e non ci passa nessuno, vi garantiamo, è domenica, non c'è nessuno. Il sentiero è un po' sporco d'erba, il segnavia di riferimento è il pallino giallo, vedete che c'è questo rudere sulla vostra destra subito all'inizio, dopo pochi metri, che è un punto di riferimento, voi dal rudere avanti ritrovate il segnavia. Siamo arrivati al ponte medievale, che vedete bellissimo in pietra, sopra il Rio dell'Orso, e a questo punto passiamo il rio e ci riavviamo verso Senarega. Allora, qua la situazione del sentiero abbastanza critica, deve essere venuta una frana, non c'è più il sentiero, abbiamo provato in ogni modo a scendere ma è tutto molto umido, frana in un secondo e non ci sentiamo sicuri, quindi a questo punto, anche se siamo quasi arrivati a Senarega, l'unica soluzione è tornare indietro e riprendere la strada asfaltata, anche perché sono le 3 di pomeriggio, tra un po' inizia a fare buio, quindi è meglio non rischiare, prendere la via più sicura. Alla fine siamo ritornati sull'asfalto. Bene, noi abbiamo finito il nostro giro nella Val Brevenna, la lunghezza totale è intorno agli 8 km. Il percorso è sicuramente da chiudere passando per la strada asfaltata per le ragioni che vi dicevamo. Il sentiero che scende giù verso il Rio dell'Orso è molto bello, ma attualmente presenta un po' di asperità, quindi è molto bella anche la strada asfaltata. Quindi se volete magari scendete al rio a vederlo, arrivate al ponticello medievale e poi tornate su, se vi piace l'idea di comunque fare questa deviazione. Il dislivello totale è intorno ai 500 metri perché c'è un pochino di saliscendi, più o meno impiegherete 4 orette per percorrerlo tutto. Noi ci vediamo, speriamo, salvo DPCM alla prossima camminata, e altrimenti ci riaggiorniamo a quando torneranno tempi migliori. Ci vediamo alla prossima, ciao!